Il ciclone mediterraneo che ha interessato la Calabria sembra dar tregua per qualche giorno alla nostra regione. Il suo passaggio ha però causato diversi disagi, una vittima a Reggio e straripamenti della Fiumara Verde. A Catanzaro è coro di indignazione contro l'aggressione ai 3 poliziotti da parte dei Rom, mentre stavano effettuando degli arresti per liberare delle case occupate abusivamente. A Acropoli, in provincia di Catanzaro, e polemiche sui social dopo che il parroco Don Raffaele scrive una lettera contro le famiglie arcobaleno. Anche in Calabria è avviato in campo sanitario l'impiego dell'intelligenza artificiale, ad annunciarlo il professor Bruno Nardo, direttore della chirurgia dell'Annunziata di Cosenza. Colonia ha presentato in conferenza stampa il bilancio di chiusura della stagione 2022-2023 del teatro Ama Calabria. L'amministrazione comunale si dice già pronta a ripartire per la prossima stagione. La processione della Madonna di Capocolonna vince sul maltempo e le polemiche. L'arcivescovo Panzetta nella sua omelia dice: preghiamo anche per i fedeli da tastiera. Benvenuti a questa nuova edizione del nostro TG News, che si apre con il maltempo che è imperversato questo weekend in tutta la Calabria. Il ciclone mediterraneo sembra dare qualche giorno di tregua alla nostra regione, ma il weekend ha portato danni soprattutto lungo la costa ionica. La Fiumara d'Africa e Bianco, la Fiumara la Verde, ha straripato e ha distrutto molti campi di bergamotto. A Reggio un uomo è morto travolto da un albero, scuole chiuse in tutta la provincia. Ma andiamo a vedere i dettagli, soprattutto dei danni di questo weekend. A causa delle forti piogge di ieri, la Fiumara La Verde, che abbraccia i comuni della Locride di Bianco, Sant'Agata di Bianco, Casignana, Samo, Africo, Caraffa del Bianco, precisamente nel comune di Bianco, nella zona chiamata Contrada Chiusi, è straripata allagando i campi di bergamotto. Proprio qualche mese fa era stato nominato un tecnico che doveva organizzare il progetto e tutto l'iter. Tant'è che per sistemare la Fiumara alla Verde e metterla in sicurezza con i relativi argini serviva una somma non inferiore a 20 milioni di euro. Stiamo parlando di un letto molto esteso che arriva fino a valle con una pressione esercitata dall'acqua di notevole forza devastante. Intanto una problematica questa segnalata tempo addietro, ma che nessuno è riuscito a porvi rimedio. Ed è proprio in Contrada Chiusa, nel tratto dove sono rotti gli argini, che è in atto un finanziamento di circa 2 milioni di euro per la realizzazione di barriere protettive che la città di Reggio Calabria aveva messo a disposizione nelle casse del comune di Bianco. Ma si è arrivato troppo tardi questa volta, i danni sembrano ingenti, le coltivazioni praticamente infangate e distrutte. La gente del posto che aveva segnalato il problema ora non può far altro che leccarsi le ferite. La nostra terra, lo ricordiamo, è ricca di fiumare che hanno una caratteristica particolare, quella di avere un regime torrentizio e in caso di piogge forti e frequenti, e il rischio naturalmente è quello che è avvenuto proprio nella Fiumara La Verde. E a proposito dell'uomo che è morto dopo la caduta di un albero, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha avviato un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità per la morte proprio di Giovanni Pellicanò, l'avvocato 57enne che è deceduto perché travolto da un albero sradicato dalle forti raffiche di vento che si sono abbattute a Reggio Calabria. L'ipotesi di reato sulla quale stanno indagando il procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri e il suo sostituto Marco De Pasquale è quella di omicidio colposo. E intanto ancora scuole chiuse a Reggio, ancora maltempo a Reggio, dove ha provocato danni anche al museo di Reggio, il Museo Archeologico Nazionale, che ospita le statue dei bronzi di Riace, costretto a chiudere a causa dei danni causati alla recinzione del cantiere in piazza
Piazza de Nava. E ci spostiamo a Catanzaro, non esistono zone franche e polemica dopo l'aggressione ai tre agenti di polizia che, da parte dei Rom, mentre stavano cercando, effettuando degli arresti per liberare delle case occupate abusivamente. Giuseppe Mazzaferro. La vicenda delle persone Rom a Catanzaro, destinatari di misure cautelari che avrebbero messo in atto minacce, molestie, danneggiamenti e vessazioni di vario tipo finalizzate a costringere un assegnatario di un immobile di edilizia popolare nella zona sud del capoluogo ad abbandonare l'immobile, ha suscitato molte reazioni, specialmente in riferimento al ferimento dei tre poliziotti che sono stati aggrediti nel corso degli arresti, tanto da essere costretti a ricorrere alle cure ospedaliere. Uno dei primi messaggi di solidarietà è quello della sottosegretaria all'interno Wanda Ferro, che aveva postato sul suo social le immagini dell'aggressione ai poliziotti. Anche il sindaco Nicola Fiorita ha voluto ringraziare i poliziotti per l'adempimento scrupoloso del loro dovere e per l'impegno con cui quotidianamente tutta la Polizia di Stato si adopera per garantire la sicurezza nella città del capoluogo regionale. Per la sottosegretaria Wanda Ferro nessuna indulgenza verso chi aggredisce uomini e donne in divisa. Dice: lavoriamo per inasprire le pene per i responsabili e per garantire la certezza della pena. L'operazione di ieri, aggiunge il sottosegretario, dimostra quanto sia importante che lo Stato affermi la sua presenza in zone della città che non possono più essere roccaforti della criminalità organizzata e dell'illegalità, ed in cui prevalgono le regole della violenza e della sopraffazione che sottraggono ai cittadini per bene anche diritti fondamentali come quello della casa. Tante altre note sono giunte alla nostra redazione da parte dei sindacati del settore, ma anche naturalmente di tanta gente vicina alle forze dell'ordine. E a Scilla è terminata la latitanza del 45enne georgiano, che è stato arrestato dai carabinieri dando esecuzione a un mandato di arresto internazionale. I militari dei comandi della compagnia dei carabinieri di Villa San Giovanni e Reggio lo hanno arrestato appunto in esecuzione di un ordine di arresto internazionale. Ricevuta la segnalazione dalla direzione centrale della polizia criminale a Roma, dopo gli opportuni accertamenti e verifiche sono riusciti ad individuare l'uomo nella stanza di un resort dove l'uomo appunto stava soggiornando sulla Costa Viola. E torniamo sul caso del giovane marocchino che avrebbe sferrato calci e pugni al basso ventre della fidanzata. In merito interviene il garante dei minori, Antonio Marziale, che dice l'autore andrebbe espulso. Sentiamo. La vicenda era accaduta nei giorni scorsi a Catanzaro, dove un marocchino ventenne avrebbe sferrato calci al basso ventre della fidanzata sedicenne, perché la stessa non sarebbe stata d'accordo nell'interrompere la gravidanza. Sarebbe importante, ad accertamento dei fatti, combinare un'equa sanzione e, una volta scontata, espellerlo per sempre. È quanto ha sostenuto il garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria, Antonio Marziale. Il responsabile, aggiunto Marziale, invece è stato ammesso al lusso dei domiciliari, nonostante sia emerso che ha precedenti. Si sa che lo Stato italiano è considerato in ogni angolo del mondo il paradiso di chiunque voglia delinquere. Una fama guadagnata sul campo in virtù di leggi sulla carta efficaci, ma in sostanza raggirabili molto facilmente. Far scontare una condanna equamente commisurata al reato ed espellere dal territorio definitivamente soggetti di questa portata significherebbe davvero arrestare un duro colpo alla violenza di genere, e dei casi come quello preso in esame significherebbe davvero cominciare a tutelare i minorenni andando oltre gli sterili convegni su prevenzione e sensibilizzazione, utili solo a far maturare consensi elettorali. Dice Marziale: mi offro volontario per accompagnare io personalmente fuori dal territorio nazionale il soggetto in questione, in quanto garante dei due minori coinvolti, la madre e il nascituro. Ma so che questa è utopia, conclude il garante per l'infanzia e l'adolescenza. Siamo nel paese di Franceschiello. Ancora cronaca, questa volta Isola Caporizzuto, dove un trentenne avrebbe dimenticato un sacchetto di plastica con all'interno 100 grammi di cocaina nello zainetto del nipote di 4 anni che, arrivato in classe nell'asilo, ha iniziato a giocare con quello strano involucro assieme ai piccoli compagni. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti
presenti dai carabinieri della localizzazione, coadiuvati dai colleghi della compagnia di Crotone e grazie all'ausilio di un cane antidroga. Solo per l'intervento tempestivo delle maestre e dei carabinieri si è scongiurato il rischio che i bimbi toccassero o peggio ingerissero la sostanza stupefacente. E ci spostiamo a Cropani, in provincia di Catanzaro, dove il parroco Don Raffaele, in occasione della festa di Sant'Antonio, scrive una lettera contro le famiglie arcobaleno. Scoppia la polemica sui social. C'era una volta anche la famiglia tradizionale, quella della pubblicità Progresso, con mamma impegnata, sorridente a sfornare torte, il papà lavoratore in giacca e cravatta e i bambini felici, tutti coccole e giochi. Insomma, la sacra famiglia moderna che Don Raffaele Feroleto, parroco della parrocchia di Cropani, in provincia di Catanzaro, ha voluto difendere e preservare a tutti i costi dalle minacce delle coppie fluide e arcobaleno che vivono nel peccato minando la sacralità del matrimonio. E quale migliore occasione dell'imminente festa del Santo Patrono per dispensare lezioni di catechismo accompagnando la richiesta di contributi a una bella paternale in merito. Insomma, è stato così. Era una lettera quella del parroco che ha voluto mandare a tutti i fedeli in occasione della festa. E mi obbligo, dice, ricordare a tutti voi cari fratelli che il divorzio, le convivenze, le unioni civili, le unioni tra persone dello stesso sesso e ogni altra forma di unione illegittima sono un grave attentato all'istituzione della famiglia fondata sul matrimonio, si legge nella lettera presa di mira anche sui social. A prendere le distanze da quella lettera è stato lo stesso primo cittadino del paesino catanzarese. In molti, anche sulla rete, commentano che si tratta di un episodio che richiama il medioevo culturale e morale. Qualcuno dice il grave attentato all'istituzione della famiglia è proprio questa lettera. Insomma, la popolazione si è divisa fra favorevoli e contrari, monta la polemica. Il sindaco Raffaele Mercurio dice la famiglia a prescindere dall'orientamento religioso e sessuale è laddove esistono sentimenti di pace, amore e onestà. Insomma, alla fine la polemica non si è assolutamente pacata, ma continua sulla rete. E dalla festa di Sant'Antonio alla processione della Madonna di Capocolonna che vince sul maltempo e soprattutto sulle polemiche. Non se la tiene il vescovo Panzetta che durante la sua omelia dice: preghiamo anche per i fedeli da tastiera. Sentiamo. È stata diversa dal solito la festa della Madonna di Capocolonna 2023. L'allerta meteo, il vento e la pioggia che hanno interessato Crotone tra sabato e domenica hanno fortemente condizionato il programma. E così la Sacra Effigie è partita dal Duomo per il tradizionale pellegrinaggio sino al santuario di Capocolonna domenica mattina alle 5. Nonostante la pioggia, migliaia di fedeli vi hanno partecipato. Un pellegrinaggio che si è svolto e si è concluso senza problemi, nonostante i timori delle ore precedenti legati al maltempo. Stavolta il ritorno del quadricello non è avvenuto via mare. La Sacra Effigie a bordo di un pick-up è giunta al porto e da qui è partita la processione a piedi per fare rientro in Duomo. Ho chiesto al Signore, attraverso Maria di Nazareth, detto Monsignor Angelo Raffaele Panzetta, che una pioggia benefica di vocazioni arricchisca la nostra Chiesa. Ho vissuto questo pellegrinaggio con timore, stupore e gioia grande. Non avevo mai visto così tanti giovani nella nostra cattedrale. Vederli pregare mi ha fatto un gran bene ed ha generato tanta gioia. Nel corso dell'omelia il vescovo ha evidenziato gli aspetti forti del pellegrinaggio. È stato vissuto pregando dall'inizio alla fine. Non è mancato un riferimento alle polemiche innescate tramite i social sulla scelta di posticipare la processione. Benediciamo il Signore e ci portiamo a casa la gioia di aver fatto un pellegrinaggio vero, non un pellegrinaggio della tastiera e del mouse. Io ho portato nel mio cuore anche le preghiere degli scontenti. Quest'anno niente fuochi pirotecnici a causa della pioggia. L'amministrazione comunale ha concordato con l'affidatario un nuovo imponente spettacolo pirotecnico nell'ambito del cartellone estivo in corso di preparazione. Anche in Calabria è stato avviato l'impiego dell'intelligenza artificiale in campo sanitario. A dichiararlo è il professor Bruno Nardo, direttore della chirurgia dell'Annunziata di Cosenza, durante il congresso SIPAD. Il processo di permeazione da parte dell'intelligenza artificiale, anche nel settore medico, come in tutti gli altri ambiti della società,
è inarrestabile ed è anzi auspicabile una sempre maggiore sua evoluzione al servizio degli operatori della sanità, che restano i principali artefici dell'azione medica. È il messaggio principale del Congresso Nazionale SIPAD, la Società Italiana delle Patologie dell'Apparato Digerente, che si è svolto per la prima volta in Calabria a Rende. All'Unical. Un congresso che ha visto la partecipazione di esperti nazionali ed internazionali su tematiche che riguardano la patologia dell'apparato digerente. Sono stati affrontati temi sul trattamento dei tumori, del fegato, intestino, stomaco, pancreas, e quindi è stato un modo per confrontarsi con colleghi di tutte le regioni d'Italia, con i colleghi dell'ospedale Annunziata di Cosenza, per mettere a confronto le strategie terapeutiche comuni. L'assise congressuale ha avuto un prodromo in un incontro con gli studenti delle scuole superiori e delle branche mediche dell'Università della Calabria, in cui si sono affrontati i temi della donazione del sangue, del midollo osseo, degli organi. Il congresso, il cui tema principale è stato improntato a innovazione e soluzioni tecnologiche nell'era dell'intelligenza artificiale, si è sviluppato in 3 giorni di intense sessioni scientifiche. L'intelligenza artificiale ormai è un qualcosa di cui non si può fare a meno, perché siamo nell'era dell'intelligenza artificiale, quindi abbiamo bisogno di tecnologie digitali, di tecnologie avanzate, dell'uso del robot, dell'uso di tecniche meno invasive, e siamo contenti di avere, grazie al rettore dell'Università di Cosenza, oltre che il commissario straordinario dell'ospedale di Cosenza De Salazar, questo accordo università-ospedale e l'uso anche del robot, che aiuta molto nello sviluppo della sanità calabrese. Le relazioni hanno interessato gli aspetti più diversi delle patologie dell'apparato digerente, anche al di là dell'impiego dei robot. Credo che il nostro approccio multidisciplinare alle malattie dell'apparato digerente possa servire nella vita di tutti i giorni, nelle malattie che dobbiamo affrontare, e sicuramente per i pazienti che poi ne beneficiano. A margine dei lavori scientifici sono stati consegnati 2 premi intitolati ad altrettanti prestigiosi chirurghi che hanno lasciato un segno indelebile nella chirurgia calabrese: Ludovico Docimo e Antonio Petrassi. Le amministrazioni dei comuni di Marina di Gioiosa Ionica e Gioiosa Ionica hanno ospitato il console americano in Roma, Rodney Hunter, un diplomatico americano che ha un'intensa carriera alle spalle ed attualmente è all'incarico di affari degli stati con la FAO e si interessa soprattutto dei problemi della fame nel mondo. Con il console c'era anche John Moleschi, originario di Grotteria, interessato proprio a recuperare la storia dei suoi avi. Sentiamo. Noi siamo qui presso il comune di Marina di Gioiosa Ionica, abbiamo avuto il piacere di accogliere l'ambasciatore americano, il consular Rodney Hunter, che si trova a Marina di Gioiosa Ionica perché suo marito ha delle origini calabresi, precisamente di Grotteria, ed è venuto oggi a farci visita qui proprio nella nostra comunità. Per noi è solo un immenso piacere, perché ricevere questa autorità qui a Marina di Gioiosa Ionica dà lustro alle nostre radici e tradizioni del nostro comune. Rodney Hunter, come si è trovato qui a Marina di Gioiosa Ionica? È incredibile a conoscere il radice di mio marito, sono nati su parenti, su antenati. È incredibile, di cuore, grazie di cuore di benvenuti qua in Marina di Gioiosa Ionica. Un saluto al nostro carissimo amico che è venuto a farci visita insieme al suo compagno, che è venuto a cercare le proprie radici, noi abbiamo molti di noi che sono andati lontano e che stanno tornando. Io, per tutti, basta ricordare anche numerosissimi artisti, Steven Tyler, che è anche lui calabrese, che è venuto a cercare le sue radici nella Sila, in un paesino della Sila, ed è arrivato all'improvviso, così come all'improvviso sono arrivati loro. La cosa non ci può fare che enorme piacere. Noi
vi ringraziamo, perché non dimenticare le proprie radici significa che l'umanità non si perde, ma che i valori si espandono, si trasmettono, vanno altrove, ma sono sempre valori umani e culturali di grande importanza. Grazie a voi per essere venuti a farci visita. Lavoro ora in Roma, in l'ambasciata frente alle Nazioni Unite in Roma, con il FAO, di agricoltura e per evitare fame in tutto il mondo. E il nostro lavoro è molto importante, il nostro lavoro in Roma è lavorare con tutti i paesi del mondo per evitare, per terminare il fame per tutti, perché non che un bambino non dorma, perché un bambino non dorma sin mangiare, senza mangiare, senza mangiare in tutto il mondo. Questo è che facciamo in Roma. Grazie mille al sindaco, grazie. E al posto qui di Gioisonica per l'ospitalità e per i benvenuti che ci ha dato a venire qua a conoscere le radici di mio marito Gian e della famiglia e tutto qua. È un posto inovidabile. Grazie mille a voi. Grazie per questa bellissima visita al console e a suo marito. Ci fa davvero molto piacere. Noi lo abbiamo detto quando c'è stata anche l'occasione con Giada di approfondire questo tema. Mantenere questo legame è qualcosa di fondamentale per noi, cioè mantenere il legame con le comunità di origine è qualcosa di molto bello. E noi speriamo che insomma possiate ritornare in questo luogo per approfondire questa amicizia tra di noi, tra le persone, e quindi, come ho detto, sarete sempre benvenuti nella comunità di Gioiosa Ionica. Grazie ancora. Grazie a voi. Ci spostiamo a Caulonia, dove c'è stata una conferenza stampa di chiusura, dove si è fatto appunto un bilancio sulla stagione teatrale 2022-2023 di Ama Calabria. Soddisfatta l'intera amministrazione comunale, che si dice già pronta per approcciarsi alla prossima stagione 2023-2024. Siamo oggi qui riuniti per la conferenza stampa di chiusura di una bellissima stagione teatrale che si è tenuta in questa straordinaria struttura che è in dotazione appunto al comune di Caulonia, che è l'Auditorium Angelo Frammartino, la Casa della Pace, una bellissima struttura che ha ospitato degli eventi straordinari. Abbiamo diffuso quindi un livello culturale molto elevato durante tutto il periodo autunnale e primaverile. Con oggi appunto abbiamo concluso, diamo conclusione a questa stagione teatrale, ma naturalmente con l'impegno di naturalmente presentare a brevissimo la prossima stagione che vedrà coinvolta appunto il comune di Caulonia, proprio perché questa amministrazione punta molto su un rilancio culturale di tutto il territorio, di tutta la comunità, convinti che la cultura sia uno strumento fondamentale affinché si garantisca la libertà e la crescita delle persone di tutti i territori. È un progetto culturale, come dicevo, appunto ampio. Abbiamo appena concluso da poco la Festa del Libro che si è tenuta all'interno del nostro bellissimo centro storico, dove abbiamo coinvolto tantissimi attori, tra cui tante scuole, tantissimi scrittori, anche quelli locali e non solo, ma di provenienza anche regionale. Ci stiamo accingendo a un altro bellissimo evento culturale che si svolgerà sempre nel nostro centro storico, che è quello del ritorna il 25esimo anniversario del Caulonia Tarantella Festival, un festival culturale straordinario che richiamerà tantissime persone, proprio perché andrà ad elevare maggiormente quello che è la cultura appunto nel nostro paese e quello che è l'azione appunto che andrà a caratterizzare l'azione della nostra amministrazione. È la prima della nuova amministrazione, una stagione artistica di livello sicuramente,
è un corollario che riguarda la nostra amministrazione, visto che sul piano culturale stiamo investendo tanto, tantissimo. Potremmo parlare ad esempio per quanto riguarda la festa del libro, il 27 faremo la festa della scuola. Ebbene, si incastona in tutto questo, e non solo il Caologna Tarantella Festival e tante tante altre iniziative, bene, si inserisce questa stagione che ci lasciamo alle spalle. Spingiamo ancora su Ama Calabria, con cui abbiamo chiuso un rapporto che riguarderà anche le prossime quattro stagioni, e speriamo quindi che il livello possa salire, anche se quella, la stagione che va a consuntivo, che ci lasciamo alle spalle, è stata di altissimo livello, non perché lo dica l'amministrazione, lo dico io, ma perché lo dice il territorio, dove purtroppo ormai fare certi tipi di attività culturale è diventato difficile. Dispiace tanto ad esempio che il Teatro di Gioiosa, dopo oltre un quarantennio, non ha più una stagione, o altri teatri e strutture sul territorio non hanno una stagione. Caologna è diventato un punto di riferimento per la Locride, e non solo, se è vero, così come è vero, che noi abbiamo superato per la prima volta da quando vengono fatti spettacoli i 100 abbonati, e se consideriamo che 287 sono i posti disponibili e più di un terzo è già abbonato, speriamo, contiamo di migliorare anche questo dato. Quindi diciamo siamo positivi sotto tutti i punti di vista, anzi intendiamo pure migliorarci. Grazie. Una chiusura importantissima, la stagione teatrale ovviamente, che va oramai in scena da tantissimi anni sul nostro territorio, una, come ho detto, importante perché abbraccia la cultura di questo paese, fortemente voluta già dall'epoca dall'avvocatessa Elisabetta Cannizzaro, che è assessore al ramo, e continuata da questa nuova amministrazione, fortemente sposata anche da me, da parte del Consiglio regionale, che ha contribuito agli eventi importanti, eventi di livello di caratura nazionale, con artisti nazionali e con biglietti e abbonamenti accessibili a tutti, con circa 10 euro a incontro teatrale. Dunque qualcosa che deve continuare ad andare non solo per Caologna, ma per l'intero territorio della Locride. E siamo stati soddisfatti dei risultati che abbiamo avuto in questa stagione 22-23, un ottimo rapporto con l'amministrazione comunale di Caologna, una significativa partecipazione di pubblico. Sono stati 7 appuntamenti più uno all'inizio, nota stonata recuperato della precedente stagione, quindi 8 occasioni di incontro in questo auditorium, che hanno rappresentato per questa importante parte del territorio calabrese una significativa occasione di crescita culturale, oltre che di aggregazione. E finalmente, dopo la pandemia, si è ritornati a stare insieme, e anche a queste latitudini si sono realizzati spettacoli teatrali di danza e di musica di particolare prestigio. Emmanuel Gallò, la ballet clown, soprattutto attore e formatore, a Roccella Ionica ha condiviso alcuni aspetti pedagogici che fanno della sua arte lo strumento principale per raggiungere la profondità emotiva. Andiamo a vedere com'è andata. L'incontro di oggi è un incontro che sono dei laboratori che Emmanuel fa a Roma, in giro per l'Italia, con dei gruppi di persone che sono interessate a lavorare con il teatro, e quindi è un momento in cui ci si incontra e si lavora insieme e ci si conosce. La cosa bella è che ci si conosce in poco tempo. A me mi sembra di stare a Roccella Ionica già da, non lo so, 3 mesi, 6 mesi, un anno, di essere nato a Roccella Ionica. Mi hanno accolto molto carino, è stato molto bello venire qui. Abbiamo fatto il mare, il bagno nonostante il brutto tempo, e abbiamo lavorato tanto insieme, mangiato. Per fare cosa? Non lo so, nel senso che è vero, è un incontro teatrale, ma paradossalmente il teatro diventa solo un pretesto, solo un modo per guardarsi, per capirsi, per cercare di capire un po' come siamo fatti. E per stare insieme. Vado a presentare una piccola lezione aperta sul tema della presenza scenica. Spesso nella vita non siamo presenti, siamo presi da 1000 pensieri, non siamo esattamente presenti a chi guardiamo, presenti nemmeno a noi stessi. Il teatro è l'arte di non fare teatro, di presentarsi come siamo.
E questo sarà il tema di questa piccola lezione aperta. Mostrarsi davanti agli altri, fare dei piccoli giochi sul tema del ridicolo, della fragilità umana, mettere in scena questo senso vibrante di una presenza che non è in una posizione d'attacco, bensì una posizione di ricettività e di disponibilità rispetto a se stesso e rispetto al pubblico. Questo sarà il tema di questa piccola lezione. Ho lavorato molto sul senso dell'armonia durante questa lezione, vedete? A volte giocavamo a litigare tra di noi, ma giocare a litigare, non litigare per davvero. Due personaggi litigano, ma per litigare devono invece dietro il litigio essere in accordo. Non c'è conflitto se non c'è senso di pace tra i due protagonisti. Immaginate che i grandi protagonisti della storia del mondo litigassero per finta. Allora la pace sarebbe dappertutto. Il teatro è il modo di mettere in scena questo senso della pace, della ricerca dell'armonia tra gli uomini, che tutto sommato è molto presente, ma spesso non lo guardiamo. Fare teatro, vivere d'arte e fare vedere delle cose che spesso sono invisibili. Emmanuel dice sempre, Picasso ha detto, ci ho messo una vita a imparare a disegnare come questi bambini, e quindi si tratta di ritrovare un po' quell'innocenza e quindi un modo di stare insieme che non sia necessariamente legato alla competizione, alla prevaricazione, ma stare insieme così come i bambini. Tutto ciò nasce dal fatto che questo gruppo di donne e bambini si sono riuniti, di famiglie, non solo donne, famiglie, donne, uomini e bambini, hanno deciso di intraprendere questo percorso con Emmanuel attraverso lo studio, i laboratori teatrali, di gioco teatrale, per mettersi per l'appunto in gioco e in discussione e conoscere questo mondo, che è questo grande mondo che è il teatro, e l'hanno fatto attraverso questo grande pedagogo che è Emmanuel, che è un artista, allo stesso tempo è un clown, ma allo stesso tempo è un grande pedagogo. Io personalmente sono venuta a scoprire la sua metodologia, occupandomi di pedagogia teatrale anch'io, sono venuta a scoprire la sua metodologia perché ha in sé, contiene una filosofia che spazia dal teatro alla filosofia orientale, ha una comprensione della spiritualità legata all'essere umano, all'esistenza, e lo utilizza e lo fa arrivare attraverso il gioco teatrale, quindi ha una visione molto ampia ed è un'esperienza che consigliamo a tutti quanti di venire a provare sia il teatro in qualsiasi sua forma, e se hanno la possibilità di conoscere qualche grande artista, qualche grande pedagogo, è una grande possibilità in più per conoscersi di più, giocare di più, e questa ricerca dell'innocenza ha qualcosa a che fare con una possibilità che ci diamo di ricontattare noi stessi nella purezza e nella semplicità e nell'attitudine della gioia più profonda. E quello che si vedrà oggi sarà una prova aperta, quindi una situazione in cui le persone non fanno uno spettacolo, ma fanno vedere degli spezzoni di quelli che sono stati i loro giochi, le loro attitudini, qualche piccola coreografia, che crea dei numeri, dei brevi numeri che vanno dalla poesia alla comicità. Piccolissima pausa pubblicitaria, tra poco. A Crotone torna la buona musica in piazza e lo si fa con un concerto di un grande artista italiano. Parliamo di Ron, che abbiamo ascoltato. La grande musica, quella d'autore, è tornata in piazza a Crotone.
È toccato a Ron, uno degli interpreti più raffinati del panorama musicale italiano, regalare un paio d'ore di melodie di oggi, ma soprattutto di ieri, e che hanno accontentato una piazza Pitagora strapiena di persone. Erano anni che durante le celebrazioni per la festa della Madonna non si esibivano cantanti a crotone. Anche questa lacuna è stata colmata, con la speranza che non vada nuovamente smarrita quell'aspettativa alla quale i crotone si hanno sempre guardato. Anche se di niente che hai bisogno, cinquant'anni di vita musicale di Ron, con un'antologia dal titolo Non abbiamo bisogno di parole, che il cantautore pugliese ha spiegato in conferenza stampa. Per me la gente è il motivo per cui io faccio questo lavoro. Chiaramente io faccio quello che sento dentro, per cui non so se una cosa che faccio poi piacerà. Ma mi piace così, io credo che la gente sia sufficientemente intelligente per capire. Poi ci sono canzoni che hanno delle fortune incredibili e altre invece che credevi che scoppiassero, non è successo. Una canzone non mia, che è una canzone che si chiama Una città per cantare, che ho scoperto andando in America, l'ho sentita da Jackson Browne, e me la sono portata a casa, è stato scritto un testo in italiano e la canzone piano piano ha avuto un grande successo ancora adesso, dopo che sono passati tanti anni. Si è svolto a Lamezia Terme, al Teatro Costabile, il 25esimo Gran Premio Tre Colli Tested for Natural Bodybuilding maschile e femminile, una competizione rivolta appunto agli uomini e donne del bodybuilding. Si è svolto nella giornata di ieri, domenica 21 maggio, al Teatro Costabile di Lamezia Terme, il 25esimo GP Tre Colli Tested for Naturals, gara di bodybuilding maschile e femminile organizzata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale e dalla United Intercontinental Bodybuilding Fitness Federation. Diversi sono stati gli atleti che hanno preso parte alla competizione, che vedeva una giuria di veri esperti composta da Campise Roberto, David Negrini, Cosimo Romeo, Anna Rita Statti e Lorenzo Pizzurro. Siamo alla Lamezia Terme, 25esima edizione del Grand Prix Tre Colli. E oggi inauguriamo la stagione XN Natural col test antidoping. In questo momento abbiamo appena chiamato gli atleti che sono sul palco per fare il test ematico, per fare i controlli vari ed eventuali. In questo modo cerchiamo di proporre un bodybuilding diverso, un bodybuilding a misura d'uomo, cerchiamo di valorizzare l'impegno dei ragazzi al massimo. Oggi gli atleti sono tanti, sono bellissimi, vi posso garantire che sono bellissimi, quindi chiunque fosse in zona è pregato di intervenire e venire a vedere un vero e proprio spettacolo. Grazie a tutti, viva il bodybuilding! Allora, siamo arrivati alla 25esima edizione di questo Grand Prix Tre Colli, che ormai ha acquisito una storicità importante. Che cosa stiamo facendo noi? Abbiamo puntato su questo progetto ormai da diversi anni, dove si pratica il test ematico, affinché si possa ridurre al minimo il rischio del doping. Quel che è certo è che di sicuro si respira una bella aria, i ragazzi sono stupendi, sono meravigliosi e grazie a Dio abbiamo ormai, stiamo acquisendo un numero sempre maggiore di anno in anno e questo non può che gratificarci e soprattutto può diventare in questo mondo un vero e proprio inno allo sport. Siamo alla 25esima edizione del trofeo Tre Colli Calabria, che quest'anno vale come terza edizione del trofeo Tested Natural per il nostro ente di promozione sportiva, cioè il Centro Sportivo Educativo Nazionale. Siamo un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, anzi l'ente di promozione sportiva numero uno in Italia e numero uno in Calabria, e anche nel bodybuilding stiamo portando avanti un progetto teso
soprattutto a fermare la diffusione di questa piaga del doping, come attraverso test ematici e attraverso la richiesta appunto dei test da parte della Federazione Medico Sportiva Italiana. Gli atleti che vedete dietro di noi sono in fila per i test, questo segno di massima attenzione a questa problematica, e questa gara è il primo livello rispetto poi alla gara internazionale che si terrà il secondo weekend di luglio a Verona e poi il 4 novembre a Coventry in Inghilterra, gare internazionali appunto con il test, proprio perché stiamo cercando avanti di portare avanti questa filosofia di sviluppo muscolare assolutamente alla portata di tutti, assolutamente da registro dell'attività sportiva e tantistica, tanto è vero che poi queste gare, queste attività vengono inserite per le società partecipanti nel registro delle attività sportive dilettantistiche tenuto al Dipartimento per lo Sport, e quindi un'attività sportiva assolutamente vera, assolutamente alla portata e assolutamente credibile. Quindi un in bocca al lupo a tutti i partecipanti, un in bocca al lupo a tutti i team, tutti gli ASD partecipanti, e un grazie a tutti coloro che ci hanno dato fiducia. Ci tengo a sottolineare per chi chiaramente non conosce bene questo sport, timida ma diventerà più vivace la prossima gara. Vince il numero 116, Marco Rimedio, Virtus SSD ARM. Marco. Bene, 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 foto, Petrolio, foto, grazie. Quindi vince la categoria oltre 175 De Biase Giuseppe Science Strength Gym SD. Ottimo addome, ottimo intercostale, bravo. Vince l'assoluto, la numero 98, Ferraro Concercia, con l'applauso. Spostiamo adesso come sempre per vedere come hanno titolato i quotidiani di oggi. Gazzetta che apre come titolo principale sulla sanità, vedete la rivoluzione sui manager, con la proroga del decreto Calabria i commissari vanno valutati entro luglio, quindi una valutazione che comporta poi una serie di adempimenti. Intanto sempre su Gazzetta del Sud, inchiesta Reset, l'anti-ndrangheta striglia gli imprenditori, il coordinatore Alessio Cassano, eccolo qua. All'Ocri in Cassazione le ndrine del mandamento con 29 imputati. E poi ancora a rischio i soldi del piano di ripresa. I treni a idrogeno ancora non ci sono, nuova gara di Ferrovie della Calabria per reperire 6 automotrici moderne. Cropani, anatema del parroco contro le unioni civili, sindaco e associazioni prendono le distanze, poi la maggioranza rende per De Pezzi in consiglio. Andiamo sulle due fotonotizie, riguardano una la scomparsa del 37enne di Taurianova, la confessione di Figliuzzi, così ho ucciso Ascone. E qui la confessione di Salvatore Figliuzzi, un cadavere che non è stato mai ritrovato, versione discordante sulle modalità, sarà la corte sede di Palmi, in base alle indagini dei carabinieri, a chiarire i termini dell'omicidio di Agostino Ascone, che vedete nel riquadro.
Morì schiacciato da una gru, spunta un altro indagato. Il decesso di un operaio nel 2012 a Crotone, nuovo capitolo delle indagini sulla morte di Giancarlo Gennarini, l'operaio 58enne deceduto il 5 luglio 2012 nel crollo della gru industriale nell'ex stabilimento Pertuso, l'indagato il progettista dell'opera di demolizione. E poi ancora sulla regina per Bolzano e caccia al biglietto Cosenza centrato. Meloni, lo Stato c'è, ora risposte immediate. Emilia Romagna, la Premier, nelle zone alluvionate, che dice serviranno molte risorse, ma non useremo i fondi PNRR. Ha ragione, le risorse servono. Ecco, insieme ai soccorritori e ai volontari è scesa direttamente in campo la Premier al ritorno dal G7, appena rientrata è voluta andare subito immediatamente in Emilia a vedere di persona la situazione, che comunque è in miglioramento, diminuisce il numero degli sfollati, ora sono 26.000. Lutto e polemiche, Reggio conta i danni e piange l'avvocato Pellicano, il comune scuole chiuse anche per oggi, quindi problemi ancora, saranno chiuse le scuole anche oggi. Andiamo, vedete, a Zaleschi, dove fa una dichiarazione. Hiroshima mi ricorda l'Ucraina, dice. Putin ringrazia Wagner per la conquista di Bakhmut. La Russia incrimina un giudice italiano. Dagli USA a Kiev un altro pacchetto di aiuti militari, Moldavia in piazza, sì all'Unione Europea. E poi carbone vegetale nella fontana di Trevi, nuovo inqualificabile blitz. Ancora pagina sempre copertina, Gazzetta del Sud, il Napoli non è sazio, tris all'Inter, Juventus oggi la penalizzazione, Lazio terza, Cremonese in B. Lasciamo la copertina della Gazzetta del Sud. Andiamo al Quotidiano del Sud, oggi 22, la piena inonda i campi di Bergamotto, anche il maltempo in Calabria, è successo a Bianco dove la fiumara La Verde è straripata e ha causato ingenti danni nelle colture. In Calabria la percentuale del territorio esposta ad un alto pericolo di alluvioni è maggiore dell'Emilia, almeno quanto viene riferito dal giornalista del Quotidiano del Sud. E poi la Premier Meloni, nelle zone alluvionate in alto non è il momento delle passerelle, sopralluoghi in Emilia Romagna, possiamo rinascere forti, rientriamo nelle case, rientrano nelle case 10.000 sgomberati. L'emergenza idrogeologica fra tecnica e politica. E poi al centro, oggi in aula per parlare in Consiglio regionale di fondi europei, ma rubare la scena è la norma sulle fusioni. Biodiversità, la Calabria è unica, chiedete alle farfalle, quasi la metà della specie presente in tutta Italia si trova in regione. Poi altre notizie, ancora l'emergenza idrogeologica fra tecnica e politica di Massimo Belli, ma il tempo a Reggio si contano i danni, scuole ancora chiuse, voci dall'Emilia, le nostre case allagate e i ricordi sepolti nel fango. Ancora Trentino, poliziotto si candida a sindaco in terra di Indrine, elezione nulla, il municipio vedete di Lona. Ancora Catanzaro, coro di indignazione per l'aggressione a tre poliziotti, un video che aveva postato anche il sottosegretario all'interno Wanda Ferro. Brunetti, area non comunale, ma la tragedia poteva accadere ovunque a Reggio Calabria, dice, l'area non è appartiene al comune ma è capitato. Vibo, Museo del Mare, approvato il progetto definitivo. Ancora Crotone, festa mariana, fede e pellegrinaggio più forti della pioggia e delle polemiche. Ancora l'iniziativa in prima pagina, Unical, luci sul produttore calabrese di James Bond. Ancora Acropoli, Parico contro le famiglie, arcobaleno e c'è clamore. Calci alla compagna Marziale, l'aggressore va espulso a pagina 8. Vedete, poi due notizie di sport, Palmese promosse in eccellenza, il Locri si ferma, finale playoff al Trapani. Il maltempo di queste ore, con maggiore attenzione andiamo a vedere le previsioni per le prossime. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piogge. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, nubi irregolari con deboli temporali.
Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, cieli coperti, con piogge e temporali. Il meteo è stato presentato da... info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. Vi lascio come sempre al nostro riepilogo e vi do appuntamento alle prossime edizioni della TG News. Il ciclone mediterraneo che ha interessato la Calabria sembra dar tregua per qualche giorno alla nostra regione. Il suo passaggio ha però causato diversi disagi, una vittima a Reggio e straripamenti della Fiumara La Verde. A Catanzaro è coro di indignazione contro l'aggressione ai tre poliziotti da parte dei Rom, mentre stavano effettuando degli arresti per liberare delle case occupate abusivamente. A Acropoli, in provincia di Catanzaro, è polemica sui social dopo che il parroco Don Raffaele scrive una lettera contro le famiglie arcobaleno. Anche in Calabria è avviato in campo sanitario l'impiego dell'intelligenza artificiale, ad annunciarlo il professor Bruno Nardo, direttore della chirurgia dell'Annunziata di Cosenza. Colonia ha presentato in conferenza stampa il bilancio di chiusura della stagione 2022-2023 del teatro Ama Calabria. L'amministrazione comunale si dice già pronta a ripartire per la prossima stagione. La processione della Madonna di Capocolonna vince sul maltempo e le polemiche. L'arcivescovo Panzetta nella sua omelia dice: preghiamo anche per i fedeli da tastiera.